Beh sì, in realtà la situazione è questa, che noi abbiamo giocato pochissimo nel recente passato. Questa è una partita che sulla carta è abbordabile, abbiamo il dovere di provarci come in tutte le partite che ogni nazionale e ogni squadra gioca. Il numero è di 22 ragazze è il, diciamo, necessario, perché era molto tempo che non vedevamo la nazionale senior, ed è anche un gruppo che, come hai visto e come si vede, è composto da tante ragazze giovani a cui vogliamo dare esperienza, a cui vogliamo creare opportunità di gioco, soprattutto di un livello di intensità negli allenamenti che è dato dalla capacità delle singole giocatrici. Quindi grazie alla federazione che ci ha concesso di poter lavorare in più del numero canonico, e che sarà poi rispettato quando andremo le due settimane precedenti di impegno con la Bulgaria. Per adesso stiamo lavorando bene, sono contento che ci siano queste ragazze perché tutte possono vivere questa esperienza. Si è parlato all'inizio della tua gestione tecnica della necessità di creare una nuova filosofia di gioco per questa nazionale, aiutato anche probabilmente dal fatto di un ricambio generazionale, se vogliamo. A che grado è questo introiettare questo nuovo sistema di gioco da parte delle ragazze? Diciamo che abbiamo avuto la fortuna, nonostante la nazionale senior non fosse impegnata durante l'estate, di avere un grande impegno mondiale. I risultati non sono stati brillantissimi, perché abbiamo perso le partite con le squadre, diciamo, che ci precedevano nel ranking, ma abbiamo giocato più o meno alla pari con tutte. E quindi questo sistema di gioco basato sulla velocità, basato sul fatto che dobbiamo alzare i ritmi rispetto a quello che si gioca normalmente in Italia e quello che aveva giocato la nazionale prima di adesso, mi sembra che possa essere trapiantato abbastanza agevolmente, perché molte delle ragazze che sono state impegnate nell'Under 20 saranno l'ossatura di questa nazionale. Siamo contenti di questa tipologia di trapianto di gioco, di idee, di identità.